Il mondo è bello perché vario, recita un detto. Ed è proprio vero. Esistono paesaggi e creature meravigliose, ma la Terra ospita anche animali mostruosi e agghiaccianti, capaci di farvi fare un salto sulla sedia. Sarete dunque abbastanza coraggiosi per incontrarli in questo video? Mettetevi alla prova e tenetevi forte! Ecco 12 animali che vi geleranno il sangue. Numero 12. Questo gigantesco animale è in realtà un paguro terrestre. Può raggiungere anche i 17 kg di peso ed è noto come granchio del cocco perché ha chele così forti e grandi che gli consentono di rompere facilmente le noci di cocco delle quali si nutre. Viene chiamato anche granchio ladro perché alcuni esemplari spesso rubano oggetti luccicanti come padelle e argenteria da case e tende. Avete un brivido addosso? Guardatevi le spalle! Numero 11. Ed ecco a voi la talpa senza pelo. Si tratta di un roditore innocuo ma dall'aspetto inquietante. È praticamente cieco, ha orecchie minuscole e atrofizzate e denti grossi e forti che utilizza per scavare le sue buche. È un caso particolare fra i mammiferi poiché è un animale a sangue freddo, lo stesso che dovrete avere voi nel fare la sua conoscenza. Numero 10. Se pensando al mare vi vengono in mente solo i pesciolini colorati o il tenerissimo Nemo che va in cerca del papà, beh, sicuramente non vi siete mai imbattuti nel pesce lupo. Con il corpo tozzo e la testa massiccia, questo pesce ha denti aguzzi che fuoriescono dalle mascelle. Ha un temperamento combattivo, specie se si sente attaccato o molestato. Per cui attenzione, non esiterà a mordervi se finisce nella rete da pesca. Numero 9. Le cimici da letto sono parassiti aggressivi che di certo non vengono ricordati per la loro bellezza. Ma aspettate di vedere la cimice acquatica gigante. Questi insetti popolano i fiumi e le pozzanghere di acqua dolce. E questo che vedete nella foto è un maschio che porta sulle spalle le uova dei piccoli. Spaventoso, ma che dire, resta un padre molto premuroso. Numero 8. Le anguille si muovono come vermi elettrici nell'acqua, ma normalmente non sono come questa specie, l'anguilla murena. I denti di questa anguilla sono affilati e duri, sembrano fatti di cristallo. La sua pelle è simile a quella di una tigre. L'anguilla murena si nasconde dietro le rocce per inseguire la sua preda e divorarla. Agghiacciante! Numero 7. La mamma è sempre la mamma. Vale anche in questo caso. Guardate questa madre millepiedi che abbraccia i suoi piccoli. Dozzine di gambe avvolgono globi trasparenti. Inquietante, sì, ma anche stranamente tenera. Numero 6. Nell'Oceano Pacifico vive la Cimotoa exigua, un parassita affascinante e mostruoso. Aderisce con i denti e gli artigli alla lingua di un pesce e il suo obiettivo è perturbante. Succhiare il sangue dall'arteria principale del suo ospite per nutrirsi. I pesci con questo parassita nella lingua continuano però la loro vita normalmente e dopo alcuni anni i due diventano anzi amici inseparabili. Numero 5. Questa creatura che sembra uscita da un film vive invece in acque dolci. È infatti un pesce senza mandibole chiamato lampreda. Questi animali esistono fin dalla preistoria e in certi paesi sono considerati ottimi da mangiare. Volete favorire? Numero 4. Occhio! Il parassita che state per vedere gela il sangue in vena. Il Loa Loa è un verme trasmesso agli umani e ad altri animali dai tafani dell'Africa e si ubica negli occhi. Una volta nell'ospite può causare cecità completa o parziale. Davvero terribile. Ed ora fate un respiro. Stiamo per entrare nella rosa dei tre animali più spaventosi. Al terzo posto troviamo la larva di vespa asiatica. Guardate questa larva di coleottero che è stata occupata da una vespa asiatica. La vespa depone le sue uova dentro la larva e le sue larve crescono all'interno. Per sopravvivere si nutrono dei loro interni fino alla morte dell'ospite. Che paura! Numero 2. Così chiamato per la forma della mascella, lo squalo goblin sembra fatto per tormentare il nostro sonno. Nonostante il suo aspetto terrificante, questo squalo vive in realtà in totale pace nella profondità più recondita del mare. Speriamo solo che da lì non appaia nei vostri incubi. Numero 1. A dispetto di quel che potevate pensare, l'animale più terrificante di tutti è un tenero pesciolino di fiume. Il suo nome è Candirù ed è un pesce dell'Amazzonia. Quello che fa è davvero terribile. Attraversa i genitali degli esseri umani. Nuota infatti verso l'uretra e vive lì come un doloroso parassita. Questo piccolo nuotatore è attratto infatti dall'urina umana. Le sue intenzioni non sono quelle di torturare, ma diciamo che finisce intrappolato dove non dovrebbe. Per essere il più agghiacciante e doloroso, vince per noi il primo posto. E voi a chi dareste il primo posto in questa classifica? Lasciateci un commento e se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al nostro canale. A presto!